Allora, buongiorno a tutti, sono Margherita Caristi, sono l'assistente sociale della direzione centrale prestazioni sanitarie e di reinserimento, perché con il nuovo modello di organizzazione che è stato approvato nel 2013 la nostra direzione centrale ha visto incrementate le proprie competenze, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sanitari, quindi avete visto già abbiamo aggiornato il logo. Allora, oggi siamo presenti sia nello stand sia in questo convegno tutte quelle che sono le realtà e i soggetti dell'INAIL che operano nell'ambito della riabilitazione e quindi il servizio superabile della Direzione Centrale Prestazioni Sanitarie e Reinserimento, il centro protesi di Vicorso di Budrio con le sue filiali, il centro di riabilitazione motoria di Volterra e diciamo che la nostra direzione centrale è l'unica che ha delle strutture territoriali. Questo è molto importante perché ha un contatto diretto con l'utenza ed un rapporto di scambio continuo con gli operatori dell'INAIL, medici e assistenti sociali. Ci sono anche tutti quelli che collaborano per quanto riguarda del CIP, del Comitato Italiano Paralimpico, che collaborano con noi per quanto riguarda l'attività sportiva. Quindi questo è per me un segnale molto importante, un segnale di continuo scambio, di integrazione che ci deve essere se si opera nell'ambito della riabilitazione. In questo mio intervento, con molti ci conosciamo, alcune persone ci hanno raggiunto, quindi vi voglio un po' riprendere quelle che sono state le logiche del nostro regolamento. Anzi, in maniera chiara, diciamo che abbiamo visto l'attuazione del nuovo modello riabilitativo dell'INAIL proprio con gli interventi di questa mattina, perché abbiamo visto questa mattina tutte le azioni che vengono fatte nell'ambito dell'assistenza protesica con l'ingegner Verni, nell'ambito del supporto all'autonomia, quindi l'erogazione di dispositivi tecnici con l'ingegner Improta. Tutti questi interventi vanno a supportare, l'abbiamo visto concretamente, le attività in ottica ICF, quello che le persone riescono a fare. Abbiamo visto come la persona ha ripreso la propria attività lavorativa, anche riuscire a lavorare con l'uncinetto, quindi anche un'attività di tipo fine, manuale. E tutto questo lavora l'autonomia, ma il nuovo regolamento dell'INAIL ha voluto incrementare quello che è l'erogazione di assistenza protesica con gli interventi a supporto della persona, perché come ci dicevano le colleghe del centro protesi del servizio psicosociale, è necessario supportare la persona nel suo percorso di elaborazione dell'evento infortunistico, ricostruire l'autostima della persona per supportarlo nella elaborazione di un nuovo progetto di vita. Quindi molto brevemente, il nostro regolamento è stato incrementato di quelli che sono i progetti di sostegno per inserimento nella vita di relazione. Lo dico in maniera molto breve per coloro che non sono dell'INAIL. In cosa consistono? Consistono nella possibilità di elaborare progetti di reinserimento. Ci collochiamo nell'ottica della riabilitazione sociale e quindi di prevedere degli interventi che a tempo possono supportare la persona nel suo percorso di recupero delle attività e di reinserimento e di partecipazione sociale, reinserimento nei diversi aspetti della vita sociale. Hanno come destinatari, pensate che il regolamento era sempre rivolto soprattutto agli infortunati o coloro affetti da malattie professionali. Adesso i destinatari sono stati ampliati anche con i familiari proprio in un'ottica biopsicosociale. Quindi prevediamo degli interventi che poi vi farò vedere successivamente che sono rivolti ai familiari dei lavoratori infortunati o ai familiari che vivono l'esperienza della perdita del lavoratore. L'abbiamo già detto, l'hanno detto le colleghe del centro protesi, che tutto è fondato su una visione insieme, su una visione complessiva e unitaria della persona e del suo sistema familiare, quindi adottando l'ottica ICF, che in INAIL è stato adottato a livello normativo, parlo di regolamento, quindi di fonte di secondo livello. E vengono definiti e realizzati in integrazione con tutte quelle che sono sia le prestazioni già erogate dall'istituto, ma con tutti i servizi erogati dal territorio.
In quest'ottica si colloca bene, e dopo avremo una parte proprio dedicata al servizio superabile, perché pensate che tutto questo in un'ottica di abbattimento di barriere non soltanto quelle logistiche, quelle fisiche, ma di barriere anche della comunicazione. Il dottor Sansone ci dirà dopo anche della carenza, no, di informazioni. Loro lavorano proprio per questo, per supportare l'informazione per gli operatori, per le persone con disabilità, di supportare la consulenza, e la consulenza alla pari. Quindi vedete come tutti i soggetti che siamo qui presenti oggi abbiamo tutti un obiettivo comune, lavoriamo tutti per la stessa causa. Ad oggi ci sono le sedi, il lavoro importante fatto dalle sedi territoriali, dalle direzioni regionali, perché questi progetti possono essere elaborati a livello di direzione regionale, a livello di sedi. E vi volevo portare, abbiamo attivato un monitoraggio, vi volevo dare un po' dei risultati, quello che per noi è più significativo rispetto a questa attività. Sono stati dal 2011 tre anni di lavoro per elaborare progetti a supporto della persona e vediamo cosa è stato realizzato. Allora, sono stati realizzati progetti individuali, intendiamo progetti rivolti al single, alla singola persona. Le sedi hanno notevole esperienza, no? Rispetto ai casi, ai singoli casi. Sono stati realizzati 131 progetti per i singoli, ma anche progetti a dimensione collettiva che vanno ad affrontare una problematica che accomuna più persone, più lavoratori con una disabilità. Questi sono gli ambiti di intervento previsti dal nostro regolamento. Sono il sostegno alla persona, come azioni il sostegno alla persona prevede ad esempio il sostegno psicologico, la realizzazione e attivazione di gruppi di automutuo aiuto, gli interventi a sostegno dell'autonomia. Qua ci sono degli interventi ad esempio per quanto riguarda il recupero e il potenziamento delle autonomie di vita quotidiana. Tutto questo lo possiamo realizzare anche in collaborazione con altre figure professionali. Gli interventi a supporto del ritorno nella propria abitazione della persona, anche della gestione domiciliare della persona, sempre in un'ottica di raggiungimento dell'autonomia. Diversi interventi di integrazione e risocializzazione, diversi laboratori e diciamo che anche lo stesso Centro Protesi ne ha realizzati al suo interno proprio perché è importante che la persona riscopra e possa vivere e continuare a vivere anche l'aspetto della socialità e anche l'aspetto dell'uso del tempo libero. Il reinserimento in tutti gli interventi per supportare e per potenziare le possibilità occupazionali dell'infortunato, quindi di reinserimento lavorativo, e riguardanti l'attività sportiva. Vedete come c'è un'ottima presenza, diversi progetti sono stati fatti in ambito sportivo, devo dire che questo dato comprende anche tutti quei progetti che sono stati realizzati in collaborazione col Comitato Italiano Paralimpico. Quindi due sistemi di finanziamento, sia con il regolamento, sia con tutte le convenzioni nazionali e regionali che sono stati realizzati con il CIP. Allora, questi sono l'insieme di interventi che sono stati erogati. Abbiamo fatto tanto lavoro, è anche una bella notizia, no? Una norma che viene attuata dalle strutture territoriali, dal Centro Protesi, dal Centro Motorio di Volterra, viene attuata dalle sedi e dalle direzioni regionali. Sono stati fatti diversi interventi che riguardano, fanno un po' da padrone, anche perché vengono, possiamo dire anche, se vogliamo un attimo interpretare questi dati, che hanno aiutato anche il consolidamento di alcune partnership già avviate dall'Istituto, quindi con il CIP e con l'Anibil, ma hanno anche sviluppato nuove partnership. Vedremo poi in una slide successiva come tra i partner c'è il Comune, c'è l'ASL, diventano dei partner significativi per l'INAIL. Infatti, ecco i partner di progetto, ci sono quelli un po' storici per l'istituto, ma c'è un importante partnership, sono stati realizzati sicuramente e soprattutto grazie al servizio sociale professionale che collabora con i servizi sociali del territorio, col comune, con la provincia per quanto riguarda l'inserimento lavorativo
e anche sicuramente sarà da incrementare le partnership con le regioni, anche perché abbiamo la normativa che ce lo permette. Gli esiti, noi si chiamano nel nostro regolamento progetti per la vita di relazione, quindi l'obiettivo che era quello di, hanno come obiettivo quello di aiutare la persona a ricostruire il suo sistema di relazioni. Vedete come maggiormente è stato indicato il potenziamento delle opportunità di relazione e il miglioramento delle condizioni personali e sociali. Questi sono gli esiti più significativi che abbiamo ottenuto. D'altra parte, una tempestività di intervento nei confronti della persona e anche una maggiore integrazione dell'istituto. Pensate come l'ente si sta integrando per poter realizzare tutti questi progetti. E poi un miglioramento della qualità dei servizi. Quale può essere il futuro? Il futuro, allora, per me il futuro ha due grandi spazi: quello del supporto e della sempre maggiore qualificazione dell'operatività. Indirizzi strategici, è con noi anche un rappresentante del CIB, del nostro consiglio di indirizzo e di vigilanza. Gli indirizzi strategici devono essere tradotti, la nostra direzione deve avere un ruolo importante per poterli tradurre in operatività. E tutto questo stiamo cercando di realizzarlo anche con un progetto, con il Centro Protesi, che vuole sempre più incrementare in un'ottica biopsicosociale quello che è il percorso della persona all'interno del Centro Protesi, cioè costruire dei modelli di intervento che possono essere qualificati e validati. E poi l'accordo quadro che prevede all'articolo 4 la possibilità di creare collaborazioni con le regioni anche nell'ambito dei progetti di reinserimento, ma anche nell'ambito dei progetti di ricerca in campo di riabilitazione sociale, in campo di reinserimento. Tutti questi sono ambiti che possono essere sviluppati in partnership con le regioni. Siamo chiamati a costruire in questo senso delle partnership regionali e poi delle partnership a livello locale. Per rispondere, ho concluso con questo, per rispondere alla domanda di prima, vi dico che della ragazza prima, l'INAIL realizza questo modello perché è all'interno delle equip multidisciplinari che sono a livello di sede, a livello di direzione regionale, a livello di direzione centrale. Sono formate le equip dell'assistente sociale, da un funzionario amministrativo e dal medico della sede, proprio per fare un progetto riabilitativo per la persona. Anche i progetti di sostegno vengono elaborati e realizzati in equip. Al Centro Protesi c'è un'equip che è l'equip psicosociale che prima è stata descritta, quindi l'INAIL per poter realizzare questo e operare nell'ambito del riabilitativo deve avere lo strumento dell'equip, della multidisciplinarietà. Se ho risposto, con questo vi ringrazio. Dopo il mio intervento ci sarà quello del servizio superabile, che è un servizio per noi importante che andremo sempre più ad incrementare, e gli esiti, gli sviluppi ve ne parlerà il dottor Sansone. Vi ringrazio. C'è una domanda? Volevo sapere se ci sono anche i terapisti nell'equip oltre ai medici. Forse può rispondere meglio qualche medico presente, però è previsto nel nuovo modello sanitario la presenza dei terapisti occupazionali. Però posso dire che noi già collaboriamo, questi progetti possono prevedere, soprattutto quando andiamo a lavorare con le autonomie di vita quotidiana, il servizio con cui ci interfacciamo può avere le figure professionali del terapista occupazionale, laddove supportare l'addestramento a casa, no? E anche un po' la riorganizzazione della vita quotidiana. Quindi è una figura professionale che rientra. Noi dobbiamo lavorare insieme le diverse figure della riabilitazione. Bene, grazie. Solo una nota, nel senso che i terapisti occupazionali sono circa 8 anni che li stiamo aspettando, già 2 anni fa si parlava di ripartire con dei progetti che prevedessero anche al centro la figura del terapista. Di fatto, non essendoci ancora, noi continuiamo a utilizzare nell'ambito dell'equipe del centro il terapista della riabilitazione, si
fisioterapista su progetti specifici sulla persona relativi alle protesi e agli ausili. Questo lo facciamo.